Ciao a tutti, oggi vado a parlare di una cosa che molti di voi hanno e forse potrebbero essere un po' meno interessati, tanti altri non ce l'hanno e molti di questi che non ce l'hanno vorrebbero averla, questa cosa, che è una cosa che serve per il laser. E io ero tra uno di quelli, cioè non ce l'avevo. E chi ha seguito i miei video quando sono andato in questo argomento sono sempre stato abbastanza scettico. Vabbè, non avete ancora capito, ma ve lo dico subito. Sto parlando degli end stop, degli switch limit, degli interruttori di fine corsa, chiamateli come volete, che sono quelli che ci consentono ai nostri laser di andare a fare l'homing in automatico cliccando la casetta, eccetera, eccetera, oppure quando si accende il laser impostando la corretta impostazione su Lightbulb. Non sono mai stato un fan di queste cose perché non ho mai avuto la necessità, perché fare l'homing, perché allora i veri limit switch andrebbero messi a tutti i lati della macchina in modo da avere non solo verso il basso ma anche verso l'alto da poter delineare appunto il confine di lavoro della nostra macchina. La maggior parte dei laser ce l'hanno solo dove l'origine, quindi nella maggior parte dei laser a diodo sono in basso a sinistra, in molti laser a diodo sono in alto a destra e ci sono solo lì. Quindi diciamo che sono end stop, switch limit, cioè limit switch, ma non sono propriamente quelli veri delle vere macchine utensili. Come vi dicevo, non sono mai stato un fan di questo attrezzo, di questa componente, chiamiamola così, perché non ne vedevo una grossa utilità. Ultimamente però ho avuto tanti contatti da amici del gruppo e del canale dicendo voglio mettere la telecamera, chiedono limit switch, io non ce li ho, eccetera, eccetera, come si può fare? Nella maggior parte dei casi li ho aiutati a installarli senza la telecamera, anche se è vero che avendo il limit switch viene un pochino più precisa, ma non è che risolve la vita. A questo punto tanti mi hanno detto, ma io vorrei metterli, come devo fare? Il mio laser non ce l'ha. Allora, siccome le cose mi piace prima provarle e poi dirle, perché voglio parlare con un po' di cognizione di causa, perché parlare di teoria a me non piace, mi conoscete, ho installato il limit switch sul mio laser. Ok? Quindi facendo anche contento un caro amico, ciao Roberto, che mi ha sempre detto, ah, li devi mettere, li devi mettere. Li ho messi. Allora, andiamo a vedere come sono fatti, dove si trovano, come comprarli, come installarli e un po' di tutto. Ok? Allora, innanzitutto dove li possiamo reperire? Perché, logicamente, chi è interessato non ce li ha. Io li avevo perché li avevo in casa da qualche anno, ma non li avevo mai messi su. Allora, li possiamo reperire e vi faccio vedere, li possiamo reperire sia su Amazon e abbiamo uno trovato che c'è la Scalfon, che è una famosa ditta di laser che vende come accessorio post vendita i limit switch che vanno bene anche per altri telai, cioè il classico telaio col profilo in estruso 2020 di alluminio. Poi ne ho trovati degli altri economici sia su Amazon che su AliExpress. Adesso vi faccio vedere, questi sono i prezzi che abbiamo su Amazon per quanto riguarda i limit switch della Scalfon. Hanno già il supportino, hanno già le viti, eccetera, eccetera, e praticamente sono quasi pronti all'uso, quindi vi arrivano, avete tutto il necessario per metterli. Ci sono anche quelli economici, sempre su Amazon, e qui vi faccio vedere sia il prezzo che diciamo la pagina di Amazon dove ci sono. Le stesse cose le troviamo su AliExpress, e qui vediamo il prezzo degli Scalfan su AliExpress. La differenza fra AliExpress e Amazon sono i tempi di consegna. Amazon velocissima, AliExpert 10-15 giorni, e anche gli economici di AliExpress, che sono questi, e che sono quelli che io avevo acquistato anni fa,
Ho ritirato fuori dal cassetto di tutte le mie accessorietti per il laser e ho utilizzato questi che sono uguali a quelli di Amazon, però ho questi qui che sono tre pezzi, e ne avevo presi tre pezzi anche io all'epoca, e sono tre pezzi che ho un prezzo veramente risibile, ci aggiungete 2 euro vi arrivano in 10 giorni, altrimenti vi ci vuole un mese. Ho preso questi. Non c'è supporto come la scalfo, me lo sono fatto. E me lo sono fatto con cosa? Con quello che state vedendo adesso sul piano di lavoro di Lightburn. Vedete, ci sono tre tipologie di supporti. Ecco, questo è quello nero, che è quello che va bene per scalfo, è quello che aveva consigliato qualche utente in giro per la rete di internet per scalphone, e questa ansa qua si va ad incastrare con la vite, che è quella che tende la cinghia. Poi ci sono questi altri due. Ecco, questo io è una prova che ho fatto e che ho, come vedete, tagliato questa parte superiore perché non mi tornava bene, anche perché questo qui col bordo nero serve per metterlo sopra al binario, quindi praticamente nella parte superiore del profilato, e appunto andandolo a incastrare con le viti che tengono la cinghia, e però mi occupava un po' di spazio. Ho provato a fare questo e andava meglio. Poi, terzo tentativo ed ultimo, ho fatto questo qua rosso perché è largo appena appena di più del marchingegno, quindi dello switch vero e proprio, mi occupa meno spazio e non vado a sacrificare di molto il piano di lavoro. Io ho utilizzato questo. Adesso in queste foto vedete come li ho installati sul mio laser. Allora, bastano delle viti. Vedete in questa fotografia che li ho realizzati tutti e tre, e ci ho messo anche la vitina che serve per attaccare il supporto e quindi anche l'endstop al nostro laser. Si chiamano T-Nut, oppure vite AT, che serve per mettere dentro il binario, poi con una brugolina si vanno a stringere e si posizionano. È molto semplice il tutto. Molto semplice il tutto, i cavetti arrivano tranquillamente alla scheda madre e si vanno a posizionare nelle apposite alloggiamenti per i contatti dell'asse X e asse Y. Mi raccomando, non invertiteli perché sennò è un casino, quindi quello sull'asse X mettetelo nello slot dell'asse X e viceversa. Allora, e fino a qua è tutto abbastanza normale. Veniamo a come poi passare il tutto su Lightburn. Allora, la prima cosa che vi dico di fare, siccome qui ci saranno differenze fra varie schede madri, sia che si tratti di una marca o dell'altra, c'è da capire come è impostata la vostra scheda madre a livello di firmware. Perché solitamente una scheda madre come la mia, che è una scheda madre diciamo non brandizzata, quindi non è né di Scalfo né di Atomstack né di altre marche, eccetera, eccetera, è settata per essere usata, fra virgolette, universalmente. Quindi praticamente appena l'ho installato e ho provato a fare l'homing, vedevo che mi dava un errore 9, del video sugli errori, vi metto qua sopra il link perché l'abbiamo fatto da poco io e Roberto Cocchia, e mi dava questo errore e mi faceva vedere tutta la riga verde dove cito basi diciamo qua. Nella scheda laser ci veniva la scheda una riga verde dicendo è occupato, non terminava più, eccetera, eccetera. Non capivo all'inizio perché, poi ho scoperto, andando sempre a cercare a destra e manca, che la mia scheda, che prevede tutti e tre gli assi attivi, quindi anche l'asse delle Z, quello diciamo verticale, quando fa l'homing, la prima cosa che va a cercare è proprio l'asse delle Z, e che non, io non ho né motore né collegamento, quindi lo andava a cercare, non lo trovava, e quando si stufava di cercarlo, diceva: guarda, non ci sono riuscito, e vedi un po' di andare a quel paese, perché che sto a fare qua? Allora, bisognava intervenire sul firmware.
per andare a cambiare l'istruzione che diceva comincia dalla Z e poi dalla SZ e poi dalla SX, SY. Ho trovato un escamotage molto 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 veloce e adesso ve lo spiego. Io ho sempre avuto questo programma per il laser GRBL, che è un ottimo strumento e a volte ha delle funzioni che Lightbar non ha, per quello me lo tengo sempre come ruotina di scorta. Tra l'altro è un programma fatto da un italiano, fatto anche abbastanza bene, non ha tutte le funzionalità di Lightbar, però certe cose ci aiuta a farle. Perché? Perché c'è la possibilità di andare a riscrivere il firmware, un firmware che ha già dentro il programma. Ve lo faccio vedere e basta andare in strumenti, scrivi firmware, vedete mi si apre questo e dice attenzione perché guarda che potrebbe essere irreversibile la cosa, per cui se lo vado a fare devo farlo con un certo criterio. Lascio perdere la prima che mi sceglie la tipologia di, diciamo, di controller, mi interessa il secondo, il firmware. E il firmware, io tra l'altro ho un controller Arduino, mi va a chiedere alcune cose e quello che mi interessa a me è la versione 1.1.h, che tra l'altro è anche la più aggiornata di GRBL, e mi dice XY homing, ovvero sia fare l'homing solamente rispettando gli assi X e Y e tralasciando lo Z. Io non ho fatto altro che cliccare qua, poi ho inviato al laser, nel mio caso era un Arduino 1, vado a mettere qua e ho praticamente scaricato il firmware. Se le vostre schede non supportano Arduino 1 o Arduino Nano, dipende un pochettino dal controller che avete, solitamente o l'uno o l'altro dovrebbe andare bene, altrimenti vi dovete trovare un firmware, che casomai ve lo metterò, oppure se chi me lo chiede l'aiuterò a cercarlo, per andare a disabilitare la ricerca sull'asse Z. Questo è quello che ho fatto. Una volta fatto questo, e adesso vado a richiudere il laser GRBL che non mi serve più, una volta fatto questo non devo far altro che andare ad installare il mio end switch sul lato X e sul lato Y. Poi dovrò andare a fare qualche modifica su Lightbar, ovvero sia dovrò andare a settare a 1,22 che potete farlo anche tramite le impostazioni della periferica, vedete $22 ohm cycle, lo metto a zero, quindi lo faccio in questo caso con il cursore, altrimenti chi lo vuol fare tramite console $22 uguale a 1 e fa le sue cose. Ci potrebbero essere dei problemi di offset. Cos'è l'offset della macchina? L'offset della macchina sono le coordinate della macchina. Ecco, lì ogni macchina è diversa l'una dall'altra, quindi può darsi che ci siano qualche problematica che dovremo andare a correggere tramite un comando che è, ve lo scrivo qua, un testo, si chiama G10L2. Poi X e poi c'è 000, non so quale sarà di preciso. Poi Y 000. Al posto di 000 o 000X 000Y, ho scritto o, ma è lo stesso, ci si capisce. Devo andare a metterci quello che. Una volta fatto l'homing con il laser che sarà andato a sbattere da qualche parte, vado sulla scheda sposta, ottiene posizione e mi darà due coordinate. Nella maggior parte dei casi, specialmente per Scalphone, viene fuori meno 451, meno 451. Quindi dovrò andare a fare. Questo lo vado a scrivere nella console, quindi io vado a prendere questo dato, lo metto, scrivo qua questo comando. E ci metterò
In questo caso, se fosse uno scalfo, meno 451 meno 451. Questi sono quei dati che vengono fuori dall'ottieni posizione. Detto questo, pegniamo tutto, salviamo, eccetera, eccetera, se abbiamo qualcosa da salvare e così via, e abbiamo fatto quasi tutto. Se vedete che il laser vi va in una posizione opposta, c'è da intervenire anche su dollaro 23. Su dollaro 23, che si trova sempre in modifica, in questo qua, e si trova in output setup, sì. Vedete che c'è dollaro 23 che è all'incirca, eccolo qua. Vedete, homing direction invert, cioè vedere se un asse va in un senso o nell'altro, contrariamente a quanto ci aspettiamo, dobbiamo andare a invertire gli assi. Quindi ora non sto a fare tutte le casistiche, vi metterò in descrizione, oltre ai link per andare a prendere per andare a comprare chi li vuole, i limit switch, vi metterò anche il progetto che vedete qua sul piano di lavoro, e vi metterò anche il valore, una piccola tabellina, quindi un piccolo file dove si ricava la tabella per andare a invertire l'asse X o l'asse Y, cambiando il numero che c'è di fianco a dollaro 23 che si deve mettere in console. Ah, pensavo venisse più corto questo video. Non è andata così, perché le cose da dire erano abbastanza. Penso di aver detto più o meno tutto. Se c'è qualcosa, comunque scrivete nei commenti, sapete che sono sempre pronto a rispondervi. E vabbè, io non li avevo, ne ho sempre fatti a meno. Volevo capire come insegnare chi avesse il desiderio di metterli, e mi sono fatto tutta questa cosa anche per me. Ormai ce li ho, li tengo lì, li avevo già in un cassetto da anni. Non mi dilungo ancora di più, è già abbastanza lungo questo video, quindi vi saluto, un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.